Allora ragazzi, sono passate 48 ore dalle cose esposte fuori dal settore ospiti di Firenze, per Fiorentina Juventus, il meno 39, Scilea, l'Aisel e quant'altro, e quasi 48 ore anche dal coro sul Pessotto, perché questo coro qui nessuno l'ha evidenziato, però c'è stato un coro contro Pessotto, uno o due cori contro Pessotto e il suo tentato suicidio del 2006, ma nessuno ne parla. Va bene. Non va bene un cazzo, ma va bene. Allora, ieri ho detto, insomma, che avrei aspettato comunque un'altra giornata. Cioè, volevo vedere soprattutto se Gravina, il signor Gravina, dato che ha preso le distanze, ha detto che bisogna condannare i cori contro Napoli, insomma, poi avrebbe preso anche le distanze da quello che è successo a Firenze. Invece non è successo nulla. Anzi, a parte Gravina, a parte la Fiorentina ad esempio che non ha preso distanze, ha solo semplicemente fatto sapere tramite Sky che ha cancellato le scritte lì, però Agnelli quando ci furono gli striscioni su Superga scrisse subito un tweet definendo quegli striscioni lì canaglia, ok? Prese le distanze immediatamente e fece addirittura arrestare i tre ragazzi, perché erano ragazzi di 18-19 anni, che esposero quegli striscioni lì. E li fece da spare. Quello che non è successo, ovviamente non lo sai, non sai un cazzo, però ci sono le telecamere. Penso che ci siano telecamere anche fuori. Se non ci sono, bisognerebbe metterle anche in tutti gli altri stadi, perché allo stadium c'è, ci sono. Bene. Quello che mi fa sorridere è che adesso molti di quelli che condannavano l'intera tifoseria juventina per gli striscioni su Superga sono quelli che dicono oggi non sono tifosi fiorentini ma sono dei coglioni. Ok. Poi ci sono anche giornalisti, tra virgolette, tra mille virgolette, fiorentini che stanno facendo passare il messaggio che ce lo siamo, cioè, quelle cose lì ce le siamo scritte da soli fuori settore ospiti per insultarli, per insultare i nostri morti, per insultare Scirea, per far prendere un qualcosa alla Fiorentina che tanto sapevamo e sappiamo benissimo che non accadrà nulla contro Fiorentina, perché da quando è successo nell'85 che ci sono queste cose dai tifosi viola e dai tifosi granata che difendete tanto per il discorso Superga, che io ripeto condanno gli striscioni su Superga, sia chiaro, però non è che i granata siano santi, ok? Non bisogna santificarli, bene. Poi appunto è questa cosa qui per quanto riguarda le emittenti viola fiorentine che stanno. Allora, se là siamo stati noi a scrivere quelle cose, allora anche, cioè, al Franchi di Firenze c'erano solo Juventini, perché alla Fiesole, nella Fiesole, insomma, il coro su Pessotto sarà stato sicuramente qualche Juventino infiltrato? Boh, perché fate passare questo, cioè, trovate. Ma ragazzi, ieri ho scritto un commento sotto il video di Pucci Viola, che si è distaccato, ha condannato fermamente quello che è successo al di fuori dello stadio, scrivendogli semplicemente sì, c'è stato anche un coro su Pessotto, però so che i fiorentini come te si distaccano comunque e si distaccherebbero comunque anche da quel coro lì. Sotto quel commento che ho dovuto eliminare, ho tipo 130 mi piace e quant'altro, ma sotto quel commento sono arrivati tutti fiorentini a giustificare il gesto. Non ce n'è stato uno che ha condannato il gesto, o quantomeno l'ha condannato ma in parte dicendo che anche voi. Cioè, così, questo è il tifoso viola, medio. C'è qualcuno che si salva come Pucci, come un altro che si chiama Catto, se non sbaglio, anche lui youtuber viola, ma pochi, pochi, perché gli altri non prendono le distanze. La Fiorentina non ha preso le distanze ufficialmente, e questa è una cosa grave. La FIGC non ha preso le distanze ufficialmente dicendo dobbiamo condannare e punire anche queste cose, non solo i cori contro Napoli, perché bisogna salvaguardare Napoli e basta, perché le altre città chi se ne sbatte, chi se ne frega e quant'altro, e i morti soprattutto, insultateli. Ok? Questo è successo. Nessuno ha preso le dovute distanze ufficialmente da quello che è successo sabato. Nessuno. Questo sta a significare che qualche coro decennale di campanilismo è più grave, secondo loro, degli insulti ai morti.
Voi siete incoerenti e non siete credibili. I primi a non essere credibili sono quelli in federazione. E danno ragione quelli, i tifosi dell'Atalanta, gli ultras dell'Atalanta che hanno fatto quel comunicato lì, dicendo che quelli della federazione adesso che fanno i moralisti, ok, sui cori campanilistici che ci sono da sempre, sono gli stessi che poi hanno votato uno che ha detto a un altro, a un giocatore di colore, che mangiava le banane prima di giocare a calcio. Sono gli stessi che non condannano i gesti e gli insulti ai morti. Questa è ipocrisia, ragazzi. Ipocrisia vera e pura. Gravina, appena eletto presidente della FIGC, ha già perso credibilità in partenza, perché ha condannato i cori su Napoli e non ha fatto un cazzo, non ha detto un cazzo su quello che è successo a Firenze. E non succede solo a Firenze. Adesso vi lascio anche uno spezzone di quello che disse Conte in passato e di quello che ha detto Allegri sabato, ok? Su quello che, soprattutto, a parte gli insulti ai morti, il pullman della Juventus, i giocatori della Juventus, ma parlo anche di tifoseria juventina, deve subirsi ogni straccazzo di trasferta, soprattutto quelle più insidiose. E su questo non si dice nulla. E su questo non si fa nulla. Ipocriti. Ci sono episodi altrettanto gravi che dovrebbero portare a uguali sanzioni. E mi riferisco che quando comunque si offendono dei morti, come possono essere i morti dell'Eisel, come possono essere i morti di Superga, o quando si devasta una parte dello stadio, penso che forse è un po' più grave rispetto ad alcuni cori beceri. Stiamo scherzando. Piuttosto andiamoci a vedere le entrate della Juventus negli stadi. E ripeto, sono rimasto veramente, cioè, esterrefatto che una città civilissima come Bologna, ci ha accolto con bastonate, pietre, sputi, con gente che ha dei mini braccio di 3-4 anni che bestemmia, insulta. Ma io dico, che educazione diamo? Perché non mettiamo anche qualche telecamera, visto che ce ne stanno tantissime dentro il campo, all'interno, facciamo vedere lo spogliatoio? Perché non facciamo vedere quello che succede fuori allo stadio, quando arriviamo? Magari qualcuno si vede col bambino in braccio, si vergogna e non viene più allo stadio. Allora, di questo bisogna vergognarsi. Non delle cazzate. Uno non può neanche esultare adesso, con i tifosi suoi. Vabbè, va. Me lo posso aspettare, vabbè. È successo quello che è successo a Napoli, che mancava l'assedio di guerra con lacrimogeni e cose, ma se io mi devo aspettare che anche a Bologna, una città civile, veniamo accolti in questa maniera, allora io dico, boh. Esatto, si passa col pullman. Io vedo i genitori che pigliano fila in mano e li tirano contro un pullman. Cioè, siamo. No, ma no, non c'è da scherzare. Non c'è da scherzare. Questo è quello che succede in Italia. Se è normale una roba del genere, il figliolo cosa fa? Quando sarà grande, piglierà il suo figliolo e tirerà contro il pullman.